dirtelo, brava Vale, devo dire che hai avuto una bella idea. Vedi? Tra l'altro ci pensavo stamattina mentre mi preparavo per venire qua e sai che cosa pensavo? Pensavo che noi tutti i giorni incontriamo un'infinità di persone per la strada, sui mezzi, però non sono tutti incontri che poi non sfociano in niente, no? Perché non conosciamo mai davvero quelle persone. E magari potrebbe essere l'incontro della tua vita. Ci pensi, magari pensa potrebbe che cambiarti la vita, invece tu gli passi accanto e vai oltre. Come tante piccole formichine, è una cosa pazzesca. Sì, ma mai hai avuto un incontro folgorante? Cioè? Allora, una volta ero seduta su una panchina, guarda caso, e avevo le cuffiette, stavo ascoltando la musica. A un certo punto si è seduto un signore vicino a me e ho detto: ma posso continuare a tenere sulle cuffiette? Che senso ha se una persona accanto a me? Le ho tolte, abbiamo iniziato a parlare e a un certo punto lui mi ha detto una cosa illuminante. Mi ha citato Alfieri e mi ha detto, però mettendo la frase al presente: voglio, fortissimamente voglio. E mi ha detto: ricordati sempre questa cosa e qua. E difatti te la sei ricordata. Sì. Però sai, più che gli incontri, a volte sono interessanti gli scontri, eh. Sì, è vero. Sono più, danno più suggestivi, danno cose più... E siamo anche questa volta caduti nella filosofia, eh. Siamo zitti. Quindi ci interrompiamo. Nuovo inizio di settimana, incontri. Questo è il titolo della puntata di oggi. E quindi, infatti, eccoci qui al nostro rendezvous del lunedì. E partiamo con la citazione di oggi, che è di Carlo Gustav Jung, che disse: non aggrapparti a chi se ne va, altrimenti non potrai incontrare chi sta per arrivare. E tra l'altro ne approfitto per dirvi che tutte le citazioni di inizio puntata vengono cercate, selezionate e scelte da uno dei protagonisti indiscussi di MTM. Ma sì, sempre lei, la nostra Vale. Io ne approfitto per dirle che è stato veramente un bell'incontro per me e proseguo dicendo, anzi chiedendole, dove ci porti Vale questo lunedì? Oggi vi porto all'Hangar Bicocca. Non è una novità, io sono una frequentatrice del luogo. Siamo già andati insieme a vedere Eva Kotakova, che nome difficile, e adesso invece vi porto a vedere la mostra di Matt Mullican, un californiano, un artista californiano che spesso crea le sue opere sotto ipnosi. Quindi ipnoticamente vi accompagno e mi accompagnate all'Hangar Bicocca, alla mostra di Matt Mullican, che rimane a lungo, quindi penso addirittura fino a luglio. Ricordatevi sempre che le mostre all'Hangar Bicocca sono gratuite. Però è anche vero che sotto i suoi elegantissimi abiti ha un cuore grande che di incontri che cambiano la vita ne sa qualcosa. È una forma di di aiuto, di sostegno a bambini in difficoltà che non è un'adozione. È un progetto, viene definito così, su ogni singola casistica, quindi sulla soggettività della storia di un bambino che tendenzialmente viene allontanato dalla famiglia di origine perché la famiglia di origine non viene reputata all'altezza o è la stessa famiglia di origine a volte a dichiarare di non farcela, oppure molte altre volte invece sono bambini allontanati dalle forze dell'ordine con decreti di giudici. L'affido preclude che i genitori che si affiancano a questi bambini, quindi genitori non biologici,
POS mantengano e garantiscano sempre il rapporto, se c'è e nel modo in cui viene definito e viene pensato che possa esserci, con la famiglia biologica. Dopo 4 anni di esperienza di crescita di una bambina, diventi talmente una famiglia tu, e ti accorgi che cosa vuol dire crescere una bambina e quanto sia importante cambiare la vita di una bambina, che questo pensiero, che comunque sinceramente hai fisso nella testa perché non te lo togli mai, il fatto che comunque tu non sei fino in fondo la sua mamma. Poi l'energia, l'amore, la vita che ti riempie comunque questa bambina, ovviamente molto spesso ti sposta il problema, ti sposta il pensiero e dici vabbè, comunque questa è un'altra cosa, ma è forse altrettanto importante. Tutti possono avvicinarsi e poi c'è un'equipe che decide se tu sei idoneo a poter strutturare un pensiero d'affido. Personalmente avevo fatto avvicinare un paio di mie amiche e una delle due non è stata dichiarata idonea all'affido, cioè intendiamoci, dell'affido c'è un gran bisogno soprattutto sulla fascia di età dai 10 ai 17 anni. C'è il centro affidi del comune di Milano, che è una struttura ovviamente molto articolata però molto organizzata, più volte all'anno fanno dei corsi, un avvicinamento, degli incontri di avvicinamento all'affido, e dopodiché uno è libero di poter scegliere di procedere e quindi avere il colloquio con gli assistenti sociali, con l'equipe degli psicologi. È un piccolo percorso anche questo, non è sicuramente complicato e lungo come quello dell'adozione, però è un piccolo percorso fatto di tappe. E comunque non c'è nulla da fare. Il nostro produttore, regista, cameraman, sempre qui presente, continua a dirmi che sono troppo cinica, distaccata. E come dargli torto? State allerta, perché io sono più pungente di un cactus. Al primo posto, per il coinvolgimento del pubblico e per la trama davvero molto inerente al tema, abbiamo premiato una delle recitazioni che è stata davvero ben costruita e ben recitata nel complesso. Qui a Teatro Litta abbiamo condiviso insieme l'esperienza di Blackout e adesso, sempre la nostra Valeria chiaramente, ha permesso l'incontro tra lei e Andrea Robbiano, così che insieme possano dare voce alle parole di Beata Gioventù. Fulmineo, come gli innamoramenti, un po' delizioso, un po' imbarazzante. La mia prima maestra dell'elementare è stato un incontro importante, lo sto andando più indietro possibile. Le mie due maestre dell'elementare, ma soprattutto una, quella che mi faceva italiano, è stato un incontro importante perché dava molto spazio alla fantasia. Beh, adesso mi viene in mente così, dal nulla, Edgar Lee Masters, l'autore dell'antologia di Spoon River. Rimaniamo nel campo della scrittura. Però non credo mi sarebbe simpatico come persona, ma mi piace tantissimo come scrive Ernest Hemingway. Credo che se lo incontrassi mi rovinerei l'amore per la sua scrittura. È stato in quarta superiore grazie alla mia professoressa di italiano, che in poche parole eravamo una classe un pochino agitata e non sapevano come tenerci tranquilli, e hanno organizzato questo laboratorio. La mia professoressa di italiano, la mia professoressa Elena Montinari, Xavier Dolan. Per forza, perché amo i suoi film e amo il fatto che è giovane e che ha un sacco di idee interessanti, originali, davvero originali. Boh, il sosia di Adolf Hitler, forse, penso, sì, diciamo di sì, una persona del genere. Per il resto sono sempre ben disposta. Ma voi avete mai incontrato qualcuno col dono dell'ubiquità? Io sì, di nuovo a te, Vale! Eccomi pronta
pronta per i consigli cinematografici della settimana. Allora, subito vi consiglio, andate, assolutamente andate a vedere Dogman di Matteo Garrone, perché è un film molto bello. È un film disperato, è un film senza speranza, immerso in un degrado incredibile, dove è degradato tutto, dal paesaggio ai personaggi, non ci sono eroi. E dall'altra parte invece un documentario delizioso, delicatissimo, di Agnès Varda, Village Visage, che Agnès Varda ha fatto con Jarre, che è uno street photographer molto conosciuto, che viene considerato l'attuale Cartier-Bresson. Ed è un film di una delicatezza, ironico, dolce, vi piacerà sicuramente. Quindi due film, uno completamente diverso dall'altro, ma che vi consiglio entrambi. Alberto, precedimi e vai in avanscoperta dell'anima nascosta di questo lunedì. Io ti vengo incontro. Cari amici, ve l'avevamo promesso qualche settimana fa ed eccoci qui, siamo arrivati al Cinemino, una nuova anima nascosta che ha aperto a Milano a febbraio di quest'anno ed è gestito da 9 soci, ma due dei quali, Alberto e Raul, io conosco da diversi anni perché sono degli appassionati creatori di anime nascoste. Si dice, no, spesso, che ci facciamo stasera? Facciamoci un cinemino, e loro l'hanno fatto davvero. È il loro sogno di far vedere e di vedere il cinema in un modo un po' diverso da come abitualmente si fa a Milano, e loro invece hanno scelto di creare uno spazio che è anche un bar, un luogo di aggregazione, un luogo di socializzazione, insomma un'anima nascosta in pieno stile, nel quale però si può anche vedere dei film molto particolari, spesso incontrando anche i registi, gli autori, e poi cortometraggi, festival tematici, insomma tante iniziative che adesso loro stessi ci racconteranno. Intanto il cinemino è un sogno che si realizza, questo sicuramente. E è un modo differente di pensare il cinema, è un modo differente di pensare la socializzazione nel cinema. L'idea è stata quella di entrare in un bar, quindi cercare una sala dove si entra in un bar, un posto di socializzazione, e poi si scende e si trova, magari non lo si sa, lo si scopre, una sala cinema, una sala che rimane in una dimensione sicuramente quasi familiare, quindi con una facilità di fruizione, perché si può, con diverse anche intenzioni per passare la serata, venire e passare l'intera serata al cinemino. Non a caso abbiamo, non so, mamme con i bimbi vanno al cinema, le mamme si fanno, noi pensavamo il tè, ci fanno la birrettina di sopra. E mogli e mariti, i mariti stanno di sopra, se la chiacchierano, le mogli vanno al cinema. La programmazione del cinemino è una programmazione variegata, che dà spazio a film indipendenti, che dà spazio a cortometraggi, a documentari, cerca di dare spazio a un cinema che di solito non si vede, anche tanti incontri con gli autori, con i registi, con i produttori, con critici. Una programmazione che si presta ad essere vissuta a 360 gradi. Questo segnale è nato con quello spirito lì, di unire una galleria d'arte con una residenza e un bed and breakfast. Di lì poi effettivamente le contaminazioni oggi sono una caratteristica di tanti luoghi culturali e non milanesi, perché effettivamente catturano delle anime appunto differenti e nascoste che si possono unire in un progetto. Bisogna avere, diciamo così, fantasia, un po' di coraggio, tanto lavoro, magari lavori più ore, ma ti diverti di più e quindi probabilmente ti stanchi meno, e poi la soddisfazione che porti a casa la sera è molto diversa rispetto a lavorare in una grande azienda. A uno degli incontri decisivi e rinunciabili della mia vita vorrei dedicare il mio consiglio di questa settimana, e quindi ne approfitto per fare gli auguri alla mia migliore amica che compie 22 anni. Sta rileggendo Spoon River e qualche giorno fa mi ha letto una poesia di cui vi cito soltanto qualche frammento. La terra ti suscita vibrazioni nel cuore, sei tu. E se la gente sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita. Mai una volta diedi mano all'aratro, che qualcuno non si fermasse nella strada e mi chiamasse per un ballo o una merenda. Finì con le stesse terre, con un violino spaccato e un ridere rauco e ricordi, e nemmeno un rimpianto. E quindi io per i suoi 22 anni le auguro di non avere rimpianti e di essere felice
voi per cercare, per trovare piccoli attimi di felicità, leggete o rileggete Spoon River. L'antologia di Spoon River venne tradotta per la prima volta in Italia nel 1943 da Fernanda Pivano, ma essendo un testo proibito all'epoca del fascismo, lei venne incarcerata. Quando anni dopo quella stessa traduzione finì nelle mani di Fabrizio De André, nacque il disco Non al denaro, non all'amore né al cielo, album interamente ispirato al capolavoro di Edgar De Master. Il risultato fu straordinario, 9 tracce e 9 indimenticabili canzoni. Tra tutte, io però ne ho scelta una sola da farvi ascoltare, si intitola Un matto. Prova tu ad avere un mondo nel cuore e a non poterlo esprimere con le parole. Mentre la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. Buon ascolto. Sappiate che se d'ora in avanti vi capiterà di incontrare Elena per strada, siete autorizzati a chiederle l'autografo. Infatti ormai le dedicano articoli su importanti quotidiani con tanto di titoloni, fotografie. Però Elena rimane con i piedi per terra ed è sempre una di noi e infatti non smette di regalarci le sue preziose ricette. Venite ad incontrare il teatro, noi comunque ci incontriamo qui lunedì prossimo. Ciao a tutti!